Avete, qualcuno di voi ha letto il libro, molti non lo hanno letto. La scelta di leggerlo prima, almeno delle parti, è proprio perché noi non abbiamo un intento commerciale, cioè normalmente le presentazioni dei libri sono per vendere i libri. Noi non vogliamo farvi comprare il libro, noi vogliamo mettervi in relazione con una persona di cui il libro è stato il media, cioè lo strumento, l'occasione. Allora, qualcuno di voi ha letto e devo dire, tutti ci siamo abbastanza meravigliati perché sono uscite più di 70 domande su aspetti diversi del libro, con tante curiosità. E ci sono tanti aspetti, no? C'è questo aspetto del femminile, c'è questo aspetto della politica, c'è questo aspetto dell'identità religiosa. Quindi ci sono tante cose che sono messe insieme in questa consegna di sé che ci fa in questo libro la signora Cohen. Allora, prima di cominciare con le domande, però c'è una domanda che mi è arrivata adesso. L'ultima che diventa la prima però, perché c'è qualcuno che ha una domanda sul titolo. Buongiorno, è un onore averla qui, piacere di conoscerla. Sono rimasto un po' incuriosito dal titolo del libro. Farò e capirò, perché generalmente, molto spesso, una persona prima di fare, quindi di compiere un'azione, mette in primo piano l'ascolto, il ragionamento e poi per l'appunto l'azione. Quindi le volevo chiedere il perché di questa scelta, se ce l'ha un significato preciso e se addirittura le si addice o la rappresenta. Grazie. Adesso abbiamo visto il film come una diva, ma facciamo finta, sono nonna, i miei nipoti hanno la vostra età, quindi chiacchieriamo un po' così. E questa domanda che tu mi hai fatto, se me l'hanno fatta all'inizio, veramente non sapevo cosa rispondere. Quando Francesca, la mia intervistatrice, mi ha chiesto come intitoliamo il libro, io ho pensato ai miei avi nel deserto, quando hanno ricevuto le tavole della legge, hanno detto, prima le prime tavole della legge, poi le tavole della legge sono state rotte, finalmente le seconde, ha detto faremo e capiremo. Quindi quando uno crede veramente in qualche cosa, può, naturalmente si deve fidare di quello che sta per fare, può anche dire farò e capirò. Così è nato il titolo. Ma l'altra settimana, appunto, ero in sinagoga, cioè in sinagoga si legge ogni settimana una parte della Torah, della Bibbia, e si leggeva proprio Chaye Sarah, la storia di Sara quando muore Sara, no, Abramo. Si vede Abramo che va per uccidere il figlio Isacco, e poi meno male la cosa non succede, ma insomma per un padre avere quest'ordine da parte del Signore a cui credo è una cosa molto pesante. Ritorna ed è morta sua moglie Sara, quindi d'un tratto si ritrova che è morta la moglie, che ha un figlio che ormai è quasi quarantenne, che forse non avrà una prole, quando il Signore gli aveva detto guarda che tu avrai molti figli nel mondo, questo si è dimostrato, ma che cosa fa? Non si mette seduta a piangere, a ripensare quanto era bello stare con la moglie. Va a cercare una tomba per la moglie, va a cercare una moglie per suo figlio e lavora. Quindi il ricordo sì, ma l'azione prima, il continuare poi. E allora, anche per quanto riguarda i nostri morti, la Shoah, una cosa enorme, terribile, e per 50 anni non hanno parlato, e ci domandavamo se mai questa cosa si sarebbe venuta a sapere, ma ora invece hanno ricominciato a parlare. Nel frattempo non ci sono guardati indietro. Se lo Stato di Israele è stato creato anche perché c'è stata l'emigrazione di coloro che si sono salvati, prima creare un qualche cosa, se no si fa come vi ricordate la storia di Lot e della distruzione di Sodoma e Gomorra, avevano detto non voltatevi indietro, e la moglie di Lot si volta indietro e diventa una statua di sale. Quindi
Il voltarsi indietro è molto pericoloso. Ricordare sempre, noi ebrei siamo prima un popolo, prima ancora che una religione. E quindi noi c'eravamo quando siamo usciti dall'Egitto. Io c'ero quando abbiamo passato il Mar Rosso. Il ricordo c'è. Però l'azione in questo momento è molto importante. Ed è, scusa se parlo un po' tanto, ma così almeno, ed è anche quello con cui ci siamo incontrati con Francesca, la mia intervistatrice. Cioè nel senso di questo tikkun olam, di fare qualcosa per l'altro. In questo ci siamo trovati appunto sulla stessa linea, ebreo, cattolico, musulmano, non ha importanza. Siamo su questa terra per poter fare qualcosa. Anzi, guarda, ieri, proprio ieri, c'era una cosa su Etty Hillesum, che Etty Hillesum, una grande filosofa, eccetera, e mi sono ricopiata questa frase che mi sono portata come appunto. Lei poi allora era in Olanda ed è stata deportata ed è morta in un campo in Polonia. E lei scrive, dai campi stessi, perché scriveva anche quando stava nei campi, non dovremo portare solo i nostri corpi salvati ad ogni costo distrutti, ma dovranno irraggiarsi nuovi pensieri. Nuove conoscenze dovranno portare chiarezza oltre i recinti del filo spinato, dare un nuovo senso delle cose, pensare oltre ciò che è stato distrutto. Un mondo nuovo verrà. Ecco, ieri sera combinazione, l'ho copiato, ho detto forse può interessare. Questo è quello in cui credo ed è questo è molto importante. I nostri morti purtroppo noi li ricordiamo con il pianto nel cuore, ma continuiamo ad agire, andare avanti. Ecco, una cosa che forse interesserà, io mi domando come mai avevo introiettato questo farò e capirò. Non me lo ricordavo che me l'avevano insegnato. Invece a 80 anni è venuto fuori quello che avevo imparato quando ero ragazzino. C'è una cosa che vale la pena evidenziare di questa cosa che diceva a risposta. Cioè lui ha detto prima si ascolta, si capisce e poi si fa. Forse anche dalle sue parole si coglie che prima si ascolta sempre, si ascolta la realtà, si ascolta quello se uno ha una fede che Dio ti suggerisce. Poi si fa e poi si capisce. Cioè l'ascolto non è un caso che è una parola chiave nell'esperienza religiosa, ma anche nell'esperienza dell'incontro dell'uno con l'altro. Quindi anche oggi è un'occasione di ascolto. Poi non è che bisogna capire subito tutto quello che si è ascoltato o chissà, bisogna fare, cioè bisogna agire seguendo quell'ascolto. Ecco, noi seguiamo un po' il libro insieme e la prima parte del libro riguardava una descrizione dell'infanzia, dell'adolescenza e ci sono state subito un sacco di domande e di curiosità. Le sentiamo, le prime domande, su queste radici, scrivi tu nel titoletto. Coraggio. Giulia. Salve, buongiorno, mi chiamo Giulia. Innanzitutto volevamo dirle che è un piacere per tutti noi ed un onore averla qua. E la mia domanda è molto semplice, però proprio per questo mi sorge alquanto spontanea. Qual è il ricordo dell'infanzia più vivo che ha e qual è il più doloroso e qual è il più felice? Non ripetimi perché c'è il rimbombo. Ok. Qual è il ricordo dell'infanzia più vivo che ha, qual è il più doloroso e qual è il più felice? Ok. Subito l'altra anche, facciamo appunto il blocco intero, così è più facile. Ad esempio scrive che nonostante tutto ha passato dei momenti felici, di spensieratezza, per esempio quello della cioccolata per sua nonna. Mi piacerebbe sapere quali ricorda, perché fa piacere comunque sapere che si possono vivere dei momenti felici anche in situazioni difficili. Mai, il ricordo
Aspetta, scusa, l'ultima. No, prego, prego. Buongiorno, è un onore conoscerla e io aggiungo a questo blocco la mia domanda. Parlando della sua infanzia, lei dice che non si rendeva veramente conto della situazione e la viveva quasi con leggerezza. Ripensandoci, adesso cosa ne pensa? Ha avuto ripercussioni sul suo futuro? Ha avuto delle ripercussioni sul suo futuro? Ora. Sì. Ma aspetta, ricordo più bello della mia infanzia. Ma i ricordi più belli della mia infanzia sono quelli vissuti in famiglia prima, con i miei genitori, che tra l'altro non dovevano essere molto allegri, perché io sono nata nel 37, le leggi razziali sono del 38, per cui mio padre aveva perso il lavoro. E io appunto non andavo all'asilo con gli altri bambini, e andavo... avevamo creato una scuoletta sopra la sinagoga, in una stanza, avevano creato una multiclasse. Io ero la più piccola all'asilo e la più grande era al liceo. Avevamo una decina di bambini, tutto quanto. E così ho cominciato la mia scuola, per dire. Però, nonostante tutto, io ero piccola e non soffrivo per questo. C'erano i nonni presenti. Una cosa che sicuramente mi dava sicurezza è che sono stata sempre con i miei genitori vicino e sempre con la famiglia vicino. E poi, vabbè, poi c'è stata la fuga. E, se volete, racconto qualcosa di quel periodo, perché naturalmente non tutti hanno letto. È successo che quando nel 43, poi alla fine... Voi sapete la storia, quello che è successo, non potevamo più rimanere a Modena ed era diventato molto pericoloso. E quindi noi scappammo con l'idea di poter superare le linee alleate e andare nel sud Italia, a Brindisi, dove c'erano già gli alleati. E quindi andammo nelle Marche e per me devo dire che è una vacanza, perché andammo nelle Marche i primi giorni in albergo addirittura. E c'era anche insieme a noi la sorella di mia mamma con suo marito, che era stato radiato dall'esercito. Era stato radiato dall'esercito e dopo la guerra è diventato capo di stato maggiore dell'esercito. Ma allora era stato radiato dall'esercito. E lì, scusate, delle volte vado di palo in fresca, ho letto le lettere di qualche anno prima di questo generale, che poi è diventato generale di Corpo d'Armata, eccetera, in cui lo elogiavano per quel che aveva fatto, e poi una legge del 37 in cui lo eliminavano dall'esercito. E lui scrive al suo plotone: io volevo portarvi in guerra, volevo andare con voi in prima fila, eccetera. Questo è quello che è successo alle persone, agli ebrei italiani. Insomma, allora noi siamo andati, eravamo a Ascoli Piceno e dovevamo partire con una barchetta di notte per raggiungere una nave che stava, un peschereccio grande che stava al largo, e lì saremmo andati a Brindisi, dove c'erano già gli alleati. E mi ricordo, guarda, era notte profonda, c'erano tante persone sulla spiaggia e questa barchetta portava due persone alla volta, e quando è stato il nostro turno siamo andati, il barcaiolo ha detto: no, si è alzato il mare, io più di due persone, la bambina magari sì, non porto. Mio padre ha detto: ma noi siamo insieme a mio cognato e l'altra bambina, aspettiamo la prossima barca. E caricarono altre persone che poi ci furono molto grate. In quel momento, quando lui ci ha detto così, siamo tornati indietro, era buio pesto. Questo me lo ricordo come adesso, avevo appunto 6 anni. Buio pesto, c'erano delle luci grandi che hanno cominciato a illuminare, spari da tutte le parti. Achtung, Achtung! E mio padre mi ha preso in braccio e correvamo sul molo e vedevo questa gente che veniva colpita, ma non capivo bene perché mio padre mi teneva la faccia così. E poi... Ci hanno, sotto la minaccia delle armi, ci hanno fatto tutti sedere sul molo in attesa. E poi d'un tratto ci hanno incolonnato
lì ci sono state alcune scene un po' veementi, e vabbè, lasciamo perdere. Ci hanno incolonnato, guarda, ricordo ancora, gli adulti e noi due bambine, mia cugina e io, in mezzo fra mamma e papà, e la paura folle che mia cugina cominciasse a urlare, perché quando c'erano gli aerei lei urlava sempre, l'avrebbero fatto fuori, quindi eravamo preoccupatissimi, invece è stata bravissima. E poi ci hanno portato in un casello ferroviario e lì mio padre è riuscito a dire che facevamo commercio nero. Erano, cercate gli ebrei, ma lì c'erano ebrei sulla spiaggia. Insomma, lui parlava molto bene tedesco perché era nato in Austria, era figlio di un genitore tedesco. E quindi gli ha detto così, e dice, le donne e i bambini sono pochi, e lasciateli liberi. Mi ricordo che mio padre passò il portafoglio con i documenti veri, e non quelli falsi, a mia madre, e ci lasciarono libere. E così... E dopo mio padre e mio zio insieme altri furono portati in campo di lavoro e la storia è lunga, ma riuscirono a fuggire prima che arrivasse il camion dalla Germania e ci raggiunsero dove nel frattempo ci eravamo nascosti noi. Allora, scusate, sono un po' presa dal racconto, però volevo dire che forse mi avete chiesto qualcosa di triste e qualcosa di allegro e... Questo doveva essere, senz'altro, è stato un momento probabilmente preciso. E invece un momento allegro è quando è nata la mia sorellina, perché direi che è il momento più allegro, e cioè quando i miei genitori mi hanno detto ti nascerà una sorellina, era finita la guerra nel 44, e quindi ero molto contenta. E poi quello che ho descritto nel libro, quando siamo tornati a Ascoli Piceno, nella pineta, c'erano i soldati americani che erano arrivati e ho visto il primo nero di pelle che non avevo mai visto. E poi era un mondo nuovo, un altro che mi ha dato appunto la cioccolata. E allora io racconto nel libro che siccome a quel punto noi eravamo liberi, avevamo detto che la nonna, avevamo saputo che si era salvata a Milano, sarebbe venuta tutte le sere... Gli davo una leccatina, la prima cioccolata dopo tanto tempo, poi la rimettevo via, che quando arrivava la nonna dovevo regalarla alla nonna. Ecco, questa è un po' la storia. La vita ti ha portato a fare tanti incontri e questi incontri hanno incuriosito, vero? Quali sono le domande sugli incontri? Salve. Allora, qual è stata la persona che lei sente sia stata la persona di riferimento per la sua vita in generale? Salve. E nell'infanzia ha conosciuto tante persone. Ce n'è qualcuna con cui ha sentito una forte affinità e qualcuna che le è diventata davvero cara? Qualcuno che è diventata davvero cara. Ah, delle persone. Sì. Bene. Persone, direi uomini. Io sono vissuta in una famiglia prima di donne perché ho avuto una sorella, una cugina, mia madre, eccetera, poi di maschi perché ho avuto tutti i figli maschi, eccetera. Però direi che mio padre è stato una persona molto importante, molto influente nella mia formazione e mio marito. Per quasi 60 anni, purtroppo li avremo compiuti quest'anno, ma è già 3 anni che non ce l'ho più, perché è stata una persona, a parte il fatto che ci siamo conosciuti, voluti molto, amati molto, e quindi sono stata molto fortunata, ma era una persona che appunto ha saputo, nonostante le regole di un tempo in cui la donna aveva ruoli diversi dagli uomini, speriamo per voi non sia così, e poi quando c'è stata la possibilità, ormai adulta, ormai in pensione, di avere una vita molto vivace anche socialmente col Comune di Roma appunto, mi ha non solo permesso, non lo direi mai perché comunque non avrei accettato che me lo permettesse lui, l'avrei comunque fatto, però mi ha reso più agevole il fatto e mi aiutava molto,
mi aiutava molto perché era molto concreto, era professore universitario, era medico e quindi io sbrodolo, vedi come parlo, lui invece era sintetico, ricercatore, io facevo un discorso lungo, me lo aggiustava, insomma ci siamo trovati molto bene, direi che è la persona con la quale ho avuto più, mi ha dato molto. E riguardo alle amicizie invece, la domanda sì, c'era la mia amichetta del cuore quando ero a Modena, allora ci mettevamo la gonna, usava la gonna che quando giravi intorno si alzava tutta intorno così. Allora mi sono fatto una nuova gonna, ruota completa. E poi ci incontravamo, c'era il giro delle biciclette, il Giro d'Italia. Allora c'era Coppi, c'era Bartoli, c'era Magni era più bello di loro. Allora lei aveva due, facevamo finta di andare, di portare i cani a spasso, che aveva due cani, e poi invece andavamo nell'albergo a aspettare che uscissero questi ciclisti. E con lei sono rimasta amica. Ah, lei fra l'altro si occupa di casa e famiglia, è molto cattolica, si occupa di casa e famiglia a Firenze, ha aperto parecchie case e famiglia e le dirige. Tra le persone che emergono nel libro c'è anche, la figura di tuo padre che ha incuriosito appunto vari momenti, hanno colpito la fantasia di questi ragazzi. Aurora. Salve, lei racconta della separazione con suo padre e suo zio quando sono stati condotti in un campo di lavoro. Come ha vissuto questo momento? Poi ancora? Salve, lei racconta che ha dei documenti che provano che suo padre è entrato nella Resistenza e quindi sarebbe corretto dichiararlo un ebreo partigiano? E quanto ha inciso nelle sue scelte il fatto che suo padre abbia aiutato alcuni ebrei reduci all'indomani della guerra? Aiutare altri ebrei tornati dalla guerra? Ok. Allora, riguardo al campo di lavoro, fu così. Dopo che noi lasciammo, c'era mia madre, mia zia, che fra l'altro il generale Liuzzi, insomma, non si era reso conto, come mio padre che stava mandando in guerra aveva messo incinta la moglie, per cui mia zia aspettava un bambino, era ancora più complicato che una bambina durante la guerra. E noi abbiamo deciso, quella volta abbiamo lasciato il nostro racconto, che eravamo in questo casello ferroviario dove hanno preso gli uomini. E poi mio padre ci ha raccontato che la notte facevano così, dicevano tu, i tedeschi rivolgendosi alle persone che avevano preso sulla spiaggia, questi uomini, raccontami perché stavi lì, altrimenti ti sparo. Corri via, lo facevano correre fuori e poi gli sparavano dietro. E non sapevi se l'avevano ammazzato o non ammazzato. Questo per impaurire gli altri, così che gli altri avrebbero parlato. E loro andarono poi nel campo di lavoro e ci raccontarono, quando tornarono, che tutti i giorni mio padre raccontava che c'erano questi tedeschi, lui era senza documenti, mio padre era molto alto, 1,95, biondo con gli occhi azzurri e quindi non aveva per niente l'aspetto del classico ebreo, vabbè. Come a me mi dicevano sempre, ma c'è un naso così piccolo, non sembra neanche ebrea, quindi per dire. E aveva sempre uno di questi della Gestapo che diceva per me quello ebreo, e un altro diceva no, non senti come parla bene tedesco. E quindi grazie a questo, adesso non sto a raccontare tutto, lo leggerete, e sono riusciti a scappare. Nel frattempo noi siamo ritornati dai pescatori dove eravamo stati la notte prima, da altri, perché loro avevano paura a riceverci di nuovo. E intanto mia mamma e mia zia sono andati sulla spiaggia a vedere se trovavano almeno qualche cosa per vestirsi, perché non avevamo più nemmeno la valigia con la quale eravamo fuggiti a quel punto. E devo dire che lì ho assistito a una storia cruenta, perché sono venuti questi tedeschi con i fucili, cercavano a casa di questi pescatori delle armi, eccetera.
Però io ho sempre fatto amicizia facilmente con le mie coetanee. Allora lì c'è una bambina, figlia dei pescatori, a un certo momento, mi ricordo, ma pensate che la racconto così, mi ha preso la gonna e mi nasconde di sotto il letto. Quindi noi sotto al letto, e questi che rompevano tutto, spaccavano tutto. E poi sono tornati mia madre e mia zia con una valigetta dove avevano raccolto alcune cose, che chiaramente io ho chiesto, e la mia valigetta, la mia bambola dov'è? Dice sì, la tua bambola. Mi hanno fatto capire che aveva raccolto alcune cose che non erano neanche le nostre valigie, giusto per poterci cambiare. E siamo ritornati su in montagna dove stavamo precedentemente. Ed è stato lì che dopo alcuni giorni i contadini hanno detto signor Max e il signor Giorgio, che erano riusciti a fuggire dal campo. E aspetta, mi sono dimenticata le altre domande. Allora... Questo fatto che aiutava appunto, che ha aiutato dopo la guerra. Ah, sì, scusa, sì. Quanto ha inciso anche nella tua formazione, in un certo senso, nella tua prospettiva. Infatti, no, aiutava, per esempio, gli inglesi che si paracadutavano, pensavano di essersi paracaduti nella linea già dove era entrata la resistenza, invece si trovavano in una situazione bellica. Allora mio padre li aiutava, però io non direi che era un ebreo della resistenza, direi che un italiano più che altro faceva resistenza. Poi casualmente era anche ebreo, però era più che altro, direi, che lo faceva da italiano, perché non c'era differenza a quel punto. Quindi essere italiani con una religione diversa da quella cattolica, comunque è vero, la tua domanda io la capisco, perché essere italiani diversi dalla religione cattolica si viene più identificati nel proprio credo che non nella propria italianità. E questo non è per malanimo, ma è perché in Italia la maggioranza assoluta è cattolica e quindi si viene a creare questa situazione. E l'altra cosa che credo che crei questa situazione oggi sono le intese con lo Stato. Perché se noi abbiamo, non ci mettiamo a parlare di politica adesso, se abbiamo 1.800.000 musulmani che non riescono a firmare le intese con lo Stato, perché non riescono? Perché una delle ragioni è che sono musulmani ma hanno 5 visioni diverse della loro religione. E quindi dovrebbero fare 5 intese? No. Quindi, voglio dire, questo è un elemento da approfondire, potrebbe diventare anche un programma scolastico. Sì, solo perché per tutti sia chiaro, con la parola intesa si intende l'accordo tra una comunità religiosa e lo Stato per poter dare, diciamo, spazio, libertà religiosa piena, quindi essere riconosciuti come sia economicamente aiutati in base all'8 per mille, sia giuridicamente essere riconosciuti degli spazi di culto, essere riconosciuti i ministri per esempio per poter entrare, non so, in un ospedale. I musulmani, siccome hanno tante comunità diverse tra di loro, non sono riusciti a firmare un'intesa comune, hanno firmato solo una piccola parte di questa grande massa di persone di religione musulmana, hanno firmato un'intesa, si chiama UCOI, la comunità musulmana in Italia. Però la cosa più importante che diceva la signora Franca, la cosa più importante è questa dell'essere ebreo, essere italiano. Guardate, qualche anno fa, magari la cerchiamo con la professoressa Di Loreto, con la professoressa Barbarulo, c'è stata una mostra molto importante sugli ebrei nella prima guerra mondiale. Perché è importante? Perché appunto, come ci raccontava anche prima del generale, no? Cioè, gli ebrei erano inseriti in tutte le realtà italiane fino al 37. Addirittura erano inseriti nel Partito Nazionale Fascista. Cioè, erano ebrei fascisti che hanno partecipato alla conquista di Roma, alla presa di Roma del fascismo.
Però nel 37, per una serie di motivi che adesso non dobbiamo scavare, ma insomma cambia l'aria. E proprio questo è l'altro blocco di domande. Anti-ebraismo, anti-sionismo, la vergogna delle leggi fasciste che abbiamo dovuto subire in Italia. Questo è anche un argomento che ha toccato te personalmente, che i ragazzi sono rimasti colpiti da queste situazioni. Durante il periodo delle leggi razziali, come ha vissuto il fatto di non poter più usare il suo vero nome e di dover fingere di non essere ebrea? Quando ha preso coscienza del reale pericolo che ha vissuto lei e la sua famiglia in quegli anni? Quale? Quale? Se ti è utile per seguire più facilmente anche quello che dicono. Ce li hai? Ah, devo alzare. La ripeti per favore, dice, certo. Scusami. Quando ha preso coscienza del reale pericolo che ha vissuto lei e la sua famiglia in quegli anni? Salve signora Cohen, le volevo chiedere, lei racconta che la sua famiglia è stata accolta in una casa da persone che però non sapevano della vostra fede ebraica. Secondo lei, se lo avessero saputo, vi avrebbero accolto ugualmente? Salve, e le volevo chiedere se questo cambio di identità per scappare e sopravvivere le ha fatto avere delle ripercussioni o se le ha provocato quasi una crisi di identità. Direi che la domanda quando ho preso coscienza del reale pericolo, io ho preso coscienza del reale pericolo quando è successo quell'episodio che vi ho raccontato. E prima di allora, quando siamo fuggiti, quando siamo stati nascosti nella casa del pescatore, insomma, quando ho avuto delle ripercussioni fisiche, più che capire quel che stava succedendo, pur vedendo la tristezza magari che c'era degli adulti, però il momento in cui l'ho capito di più era nella sofferenza della guerra, nella sofferenza del pericolo e poi di tutto quello che hanno sofferto gli altri, che ebrei non erano, e non c'era l'acqua, che non c'era da mangiare, che una volta mi ricordo quando prendemmo un finocchio perché andavamo a raccogliere la cicoria, no? La cicoria sempre, e poi una volta c'era vicino un orto e da bambini in campagna andammo a raccogliere un finocchio che era così dolce il mangiare il finocchio. Quindi però qualcosa di fisico direi che mi è rimasto, mancanze fisiche. Riguardo che è stata accolta in una casa di persone, allora questa è una domanda seria e io non ho una risposta precisa. Se ci avrebbero accolto lo stesso qualora avessero saputo che eravamo ebrei. Ci sono state persone di grande generosità che hanno nascosto i loro vicini che conoscevano, li hanno salvati, e non per niente sapete che c'è il ricordo dei giusti e a Gerusalemme si pianta l'ulivo e si inneggia ai giusti che ci hanno salvato. A volte devo dire che qualcuno l'ha fatto anche un po' con tutto il rischio che correvano, però gli ebrei hanno anche pagato per essere accolti, anche questo bisogna dirlo. Però riguardo ai giusti di Israele, ed era così pericoloso, ho letto una cosa che poi in Germania, appunto riguardo a una manifestazione in cui si ringraziavano i giusti di ogni azione, aveva invitato una vecchia signora in Germania, e poi quando c'è stata la premiazione questa signora non è venuta e hanno chiesto come mai era successa questa cosa. Era successa questa cosa perché questa signora in Germania, perché i vicini di casa erano andati a distruggerle casa perché avevano in quell'occasione saputo che lei aveva salvato gli ebrei, e questo era qualche anno fa. Quindi è così, il mondo è ancora così. Mi aveva fatto altre domande o erano queste?
la memoria è importante, guardare indietro, ricordare, ma guardare anche al futuro. E su questo appunto... Ah no, però mi avevano fatto quella domanda importante, forse, sul cambio di identità. Sì, sì, giusto. E quella veramente è stata molto importante per me, sì, perché io sapevo... Direi che da qua parte tutto quello che sto facendo ora, perché appunto vi ho detto il mio rapporto con i genitori, figlia unica, perché chiaramente i genitori dal 37, dal 38 al 43 cercavano di non avere figli, perché con quello che stava succedendo. E allora una sera, mi ricordo che era anche sera, pensa te, mi chiamarono e mio padre, che a me dicevano sempre, ti chiami Franca, Franca devi sempre dire la verità, devi essere franca in quello che dici e devi essere sincera in quello che fai. E poi sei ebrea e ricordati che quello, siccome siamo così pochi, siamo una minoranza, qualsiasi tua azione diranno, vedi, gli ebrei sono tutti così, quindi una tua azione è importante. E ad un tratto mi hanno chiamato e mi hanno detto, abbiamo nuovi documenti, noi ci chiamiamo Feltre di cognome e tu ti chiami Eckert solo per la tua famiglia e solo per mamma e papà e ti chiami Feltre per tutti gli altri. E sei ebrea solo per mamma e papà, ma sei cattolica per tutti gli altri. E questo è durato tutto il periodo della fuga, tutto il periodo in cui poi ho capito che ci perseguitavano per qualcosa che era molto importante che io non rivelassi. Però nonostante tutto io dicevo, ma come? Io sono una bambina buona, brava, ubbidiente, sia quando sono ebrea che quando sono cattolica, perché c'erano tutti e due dentro di me. E per cui non riesco a capire perché una è così buona e l'altra la vogliono uccidere. E io credo che se poi nella vita ho avuto l'occasione di occuparmi appunto degli stranieri, dei diversi, nella scuola differenziale dei diversi di nuovo, all'orfanotrofio dei diversi di nuovo. Forse mi è capitato casualmente, ma forse non è stato così casuale. E adesso con Religion for Peace cerchiamo di chiarire, di vedere quanto scusate, io parlo come una nonna, quindi in maniera semplice, quanto proprio le religioni che dovrebbero essere quelle che uniscono i popoli, a volte sono proprio quelle che lo dividono per questione di potere poi. Sì, l'associazione che citava Religions for Peace è un'associazione internazionale in cui partecipano persone di le religioni molto diverse tra di loro o addirittura di piccoli gruppi che però portano avanti il tema della religione non come strumento di potere, ma come occasione di dialogo, occasione di conoscenza della diversità, occasione di pace, di costruzione di un mondo in cui le differenze di opinioni, le differenze di religione sono una ricchezza e non un ostacolo alla collaborazione. Potevo raccontare un piccolo aneddoto che ho raccontato nel libro. Eravamo appunto in campagna, nascosti, eccetera, però lì non era difficile. Stavo in mezzo ai contadini, manco sapevano che erano gli ebrei, mi fosse sfuggito, non ci sarebbe stato problema. E così. Però giocavo con le figlie dei contadini, le mie amichette, siamo andati in chiesa, una volta perché loro andavano in chiesa il pomeriggio, e c'era il prete. Dopo sono tornata a casa e ho raccontato ai miei genitori, sapete, oggi sono andato con le amichette in chiesa e c'era il prete, mi ha chiesto se sapevo l'Ave Maria. Vi assicuro, i miei genitori mi hanno guardato, ma con gli occhi, ecco, quelli mi ricordo queste scene, io me le ricordo, secondo me, come se le vivessi adesso, poi saranno state diverse. E mi guardarono, e tu cosa gli hai detto? Gli ho detto che a me non me l'avevano insegnata l'Ave Maria. Lui mi ha strillato e mi ha detto, imparala, Ave Maria piena di grazie, Signore, ci attengo come... L'avevo imparata. Allora ho visto i miei genitori tranquillizzati. Nemmeno del parroco potevamo fidarsi in quel momento.
Allora, memoria. Qui c'è una domanda molto interessante che ti aveva colpito. Percepisco una forte interiorizzazione di questi ricordi, tuttavia era molto piccola e non riesco ad immaginare la confusione che possa aver vissuto in diverse situazioni. Quanto ricordo c'è nei suoi racconti e quanto racconto le è stato consegnato dai suoi cari? Mi colpisce che lei parli dei bambini sopravvissuti alle persecuzioni nazifasciste che devono raccontare quel periodo della loro vita. Per lei è stato difficile fare questo racconto? Avendo vissuto da bambina la partenza da Modena come un viaggio, non ha sofferto la mancanza di casa e dei parenti più stretti? Com'è stato per lei il doversi spostare cambiando continuamente città sia nell'infanzia che nella vita adulta? Visto che il suo compleanno è il 30 luglio, come ha vissuto quello del 1943 dopo il 25 luglio in cui è stato deposto Benito Mussolini? Allora, raccontare come si è vissuto allora, se il ricordo è come nel caso mio, di un ritorno alla vita normale delle persone che l'hanno vissuto, è soltanto un racconto di vita, più o meno triste, come si racconta la propria vita. Certo, invece, per coloro che hanno perso la maggior parte dei loro parenti, diventa una cosa molto più difficile. Mio padre, per esempio, dei suoi parenti, lui era nato in Polonia, ha vissuto durante l'impero austro-ungarico. Ne aveva persi 32, non ha mai avuto un nonno, una nonna, uno zio, una zia, soltanto la madre e i fratelli, il padre è morto in guerra. E allora questa è una risposta semplice, ma è così. Riguardo a aver sofferto la mancanza di casa mentre ero fuori, sì, sono tornata, ma quando ci cambiavamo la maglia dovevamo stare, mio padre stava a letto perché doveva asciugarsi per poterla rimettere perché avevamo nemmeno una maglia di ricambio, nemmeno una camicia di ricambio. Mangiavamo sempre come tutti gli altri, se c'era la polenta eravamo contenti. Però io ero libera in campagna con i miei genitori a disposizione tutto il giorno che non lavoravano, quindi non era un momento infelice. E non ricordo perché i momenti più tragici, come ho raccontato, non posso dire che ho un ricordo, me lo ricordo in maniera tranquilla, ecco. E quello di spostarsi cambiando città sia nell'infanzia che nella vita adulta, direi che mi ha riempito sempre di curiosità del diverso. Il fatto di dover fuggire non è che mi ha creato dei problemi poi nell'allontanarmi dalla mia città. Anzi, direi che mi ha dato questa capacità di poter vivere in posti diversi, in momenti diversi, passare dall'agiatezza alla povertà. Non sempre sono delle esperienze negative. Al momento lo sono, ma per il futuro della propria vita aver fatto varie esperienze forse è quasi positivo. Riguardo invece al compleanno, sinceramente non me lo ricordo. Probabilmente sarà stato molto allegro, ma è durato poco. Però. Mi dicevi questa cosa del racconto, no? Cioè del ricordo e del racconto degli altri. Ah, sì. Questo è interessante. Invece è così, scusa, perché nel primo... Allora, questo devo raccontare che quando... Posso dire veramente, se non saprei rispondere, ma invece a 15 anni, avevo circa 15 anni, i miei genitori insieme agli zii e mia cugina, cioè le persone che avevano subito questa cosa, ci hanno preso la mia cugina, che eravamo alla vostra età, ma forse un po' più giovani, 15 anni, e dice andiamo a rivedere i posti dove siamo stati sfollati, dove siamo fuggiti.
mi hanno portato a rivedere la casa di campagna, dove non c'era un po' d'acqua, andavamo a lavarci giù alla fonte, mi hanno fatto rivedere dove ci hanno preso, sulla spiaggia, ho rivisto questi posti che erano veramente diversi da come me li ricordavo io, bambina così, mi ricordavo più grandi, mi ricordavo enormi, cose che invece erano magari di normale fattezza, eccetera. E quindi, va bene, ho rivisto quei posti. Dopo, ma neanche un giorno, i miei ricordi sono ritornati come quando me li ricordavo prima che ero bambina. Non mi è servito per niente andare a rivederli oggi. I miei ricordi erano quelli che avevo quando avevo 6 anni. Così è verità, ve l'ho raccontato. Andiamo avanti. È finita la guerra, è finito questo periodo, comincia un altro periodo della vita in cui si torna alla vita normale, si riprende il lavoro, si riprende la prospettiva di un futuro. Salve, avrei voluto chiederle se al termine della Seconda Guerra Mondiale avesse avuto modo di riprendere gli studi e di cosa si fosse occupata in seguito dal punto di vista lavorativo. Quali esperienze ricorda della sua permanenza in Israele? Che ruolo ha avuto il dover affrontare un serio problema di salute nella sua vita e nella sua visione del mondo? E tu racconti anche questo. Sì. Allora, dopo la seconda, sì, quando sono tornata, è finita la guerra, mi sono naturalmente iscritta alla terza elementare, perché la prima elementare non l'ho fatta. La seconda elementare, sì, ho fatto l'esamino per entrare, ma ero ancora sfollata, quindi mi sono iscritta alla seconda elementare e l'ho fatta là. Poi quando sono tornata a Modena avrei fatto la terza elementare, ma mi sono iscritta, ma l'ho frequentato pochissimo. Finalmente in quarta ho cominciato ad avere le mie amichette, ho cominciato a fare la scuola regolare e così ho finito, ho fatto le scuole medie. E poi io non ero una studentessa particolarmente brava. Una volta il preside venne a scuola e disse: Eckert ha ottenuto il massimo risultato, tutti 6, molto difficile. Beh, l'importante era essere promossa, il resto non mi importava niente. Quindi, vabbè. Però oltre a questo, noi alla scuola media, i professori, se non eri brillantissimo, alle ragazze consigliavano di fare o le magistrali o l'istituto tecnico, perché ti dava un diploma, mentre se facevi il liceo non avevi un diploma e dovevi andare superiori. E questo veniva anche confermato dai genitori. Mio padre diceva: una donna lavora solo se rimane vedova, come mia madre, per cui è bene avere un diploma qualora hai bisogno di andare a lavorare, che tuo marito muore, oppure se sei impoverita, eccetera. Oppure una mia amica che era bravissima, ci siamo sentite di nuovo, quella che vi dicevo, e a lei gli avevano detto puoi andare anche al liceo, ma i suoi genitori hanno detto: tu hai 4 fratelli più piccoli, erano molto cattolici, e se succede qualcosa ai tuoi fratelli ci devi pensare tu, per cui vai a studiare le magistrali, così poi puoi lavorare. E quindi, vabbè, io quindi fatto le magistrali, che fra l'altro duravano un anno di meno, erano solo 4 anni, eccetera. Poi invece, dopo di allora, un po' perché avevo 16 anni così, mi piaceva molto un ragazzo, e giocava a pallavolo, era proprio nella Minelli di Modena, hanno vinto 5 campionati, e io invece stavo sempre in panchina, però anche io mi piaceva giocare a pallavolo. Fra l'altro l'ho rincontrato, ha compiuto 92 anni e l'ultima volta che sono stata a Modena ci siamo dati l'appuntamento al bar Pellini col permesso di mio marito completo, vai pure a rincontrare Bar Pellini, perché è il bar dove ci incontravamo. E sai, lui mi ha detto
che allora aveva 6 anni più di me, quindi se ne avevo 16, e mi ha detto: e lo sai che ero andata da tuo padre che aveva l'ufficio lì e ti avevo chiesto in sposa? Ma come, non me l'avevi detto? No, non te l'avevo detto. E tuo padre mi aveva risposto: mi dispiace, sei un bravo ragazzo, onesto, ma io vorrei un figlio ebreo per mia figlia. E le cose poi andarono così. Adesso mi sono distratta che ho raccontato sta cosa. No, no, va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, in particolare loro erano rimasti molto positivamente colpiti dal 6 come massimo voto ricevuto. E allora no, volevo dire, dopo è successo, ho finito appunto i magistrali, le magistrali, e poi però, poi siccome bisognava, i magistrali appunto erano 4 anni, quindi bisognava fare un anno di, in più per potersi poi iscrivere all'università, e quindi avevo scelto, ero andata a Urbino, non ero stata accettata a Bologna, ero andata a Urbino. E lì ho conseguito questo diploma, però poi vabbè, la vita è andata diversamente, sono partita per Londra e quindi poi ho fatto la scuola interpreti, però avevo anche, c'era l'inizio dei servizi sociali, la scuola dei servizi sociali, e veramente io ero, volevo fare, mi interessava quella, sono sempre stata portata, forse dall'esperienza che ho avuto da ragazzina, all'essere sia ebrea che cattolica contemporaneamente, ad occuparmi a coloro che erano diversi da me. Poi vabbè, non ho fatto la scuola dei servizi sociali, anche perché ero vittima dei tempi, non andava bene che una ragazza andasse in borgata, poteva essere pericoloso, ed era all'inizio della Chiesa Cattolica che aveva creato questi servizi. E quindi poi ho frequentato la scuola, e tu mi hai chiesto che lavori ho fatto, e quindi avrei fatto l'interprete, ed ero stata, avevo vinto un concorso, perché poi quando mi trovavo a studiare non ero mica così stupida, ci riuscivo, era solo a scuola che non avevo voglia, e ho vinto un concorso per un posto solo alla RAI, a Via del Babuino, quando proprio c'era il primo servizio RAI, c'era stato uno sciopero della Reuters, e quindi i giornalisti che stavano lì non sapevano le lingue, non è come adesso che un po' di inglese, voi anche lo sapete, no? Tanti anni fa non sapevano le lingue, quindi avevano assunto, vinto il concorso come traduttrice dall'inglese, specialmente dall'inglese, anche dal francese, delle notizie. E lì avrei potuto senz'altro avere una carriera all'interno della RAI. Infatti diceva mia madre, diceva: anche carina, forse la presenteranno in televisione, no? Per dire. Sì. E invece ho lasciato per seguire mio marito negli Stati Uniti, e lui aveva la carriera universitaria da seguire. E quindi tornata e chiudo, sono entrata alla scuola elementare con i miei bambini, perché i miei bambini avevano quell'orario. E così ho cominciato la mia grande carriera di insegnante. Israele quanto è importante, perché appunto avevi, cioè hai fatto una permanenza, sì, no, in, sì, Israele. Sì, sì. Beh, abbiamo quasi persone della mia età, tutti ricordano di aver pensato di andare a vivere in Israele. A quell'epoca avevamo Israele appena nato, eravamo giovani e tutti un po', anche io e mio marito un po', però non saremmo andati in kibbutz, avremmo seguito sempre la carriera di Giorgio, perché era importante per noi la sua affermazione nel campo della medicina, però non ne facemmo nulla. Ma quando nel 58 fu inviata come rappresentante dei giovani ebrei d'Italia al convegno mondiale con primo del decimo anniversario di Israele, con 33 paesi che rappresentavano, che venivano dagli Stati Uniti, con Golda Meir che ci stringeva la mano, e finalmente metà ebrea, metà cristiana, non sapere bene, invece trovarsi in Eretz Israel tra ebrei era un sentirsi a casa, questo lo devo dire. È importante. È un'identità forte che riemerge, sicuramente. Sì. Nonostante i contrasti, certo, le
E infatti tu hai intitolato il libro nel sottotitolo, no? Una donna, un popolo, un paese. E in fondo ci sono tutti e tre questi elementi che hai evidenziato. E proprio su questo tema dell'identità, ci sono delle domande, no? Anche su questa cosa che la Shoah non si identifica con il popolo ebraico. Il popolo ebraico non è solo la Shoah. Una ragazza mi aveva chiesto per affrontare un problema di salute. Ah, giusto, quello della salute. Segue alla lettera, vedete che... Posso dirvi che... Sono io che faccio saltare. No, adesso che mi hai indicato, perché delle volte non si sente bene. Beh, un tumore diagnosticato, serio, di cui non si conosce l'evoluzione, per cui fai una chemio che 30 anni fa era una chemio pesante, adesso un po' cercano di aiutare di più, è una morte. È come una morte prematura. Tu vivi come se dovessi lasciare questo mondo. Poi ti curi, ti riprendi, ringrazi i medici e ringrazi la vita e a maggior ragione vuoi vivere e aiutare gli altri. Però in quel momento è veramente, senti come se dovessi lasciare questo tipo di vita. La domanda è, signora Cohen, secondo lei oggi il popolo ebraico è più conosciuto per ciò che ha subito o realmente riconosciuto nella sua particolarità ed unicità? Salve, buongiorno. E un'altra domanda è quella su come far capire ai giovani ebrei che la religione e, diciamo, la loro condizione non è solamente riferimento alla Shoah. Ovviamente appunto ciò che è successo è un qualcosa, diciamo, di disumano, però come appunto far capire loro che l'ebraismo è anche comunque portatore di valori, tradizione e non è solamente legato appunto a questo fenomeno. Che differenza ha trovato tra il vivere la sua religione in Italia ed in America? E come si è trovata anche a Londra? Salve, ci sono state altre persone di tradizione ebraica che hanno fatto parte del consiglio comunale a cui lei ha fatto riferimento? Allora, più conosciuto per ciò che ha subito, allora questa è una bella domanda, questo è il mio timore e mi sembra che l'abbiamo all'inizio affrontata questa, no? Abbiamo dato la risposta, non esiste una risposta, ma giustamente il pericolo è che, poi dopo mi fate l'altra domanda, che forse è proprio il pericolo vero, l'altra domanda. E cioè, la prima è che il pericolo, siamo conosciuti all'esterno in quel modo, ma il pericolo vero è quell'altra domanda che mi fate, che sia... C'è il popolo ebraico, i più giovani ebrei che si sentano più di ricoprire questo ruolo che non un ruolo di dare qualcosa agli altri, ricevere qualcosa agli altri. E comunque mi sembra che all'inizio abbiamo spiegato abbastanza bene questo punto, di quanto sia importante far sapere. Per esempio, ho visto che la mia intervistatrice era... Molto che è cattolica, è una giornalista cattolica. Sì, giornalista cattolica. Era, così rispondiamo anche, ci sono altre persone di tradizione ebraica che hanno fatto parte del Consiglio Comunale da lei, eccetera. Allora, Consiglio Comunale va bene, un'altra persona prima di me era Victor Maggiar. Però nei tempi passati mi ricordo che Francesca rimase molto colpita nel sapere che Nathan, il sindaco, Nathan fu il primo sindaco non cattolico, che
Roma, insomma, è diventato Italia, e fu il primo sindaco non cattolico di Roma. E di lui si dopo dice, il 70. Dopo il 70, quindi. Dopo il 1870. Sì. E con l'apertura del ghetto, eccetera. E di lui si diceva, prima non bastavano le chiese e ora non bastano le scuole. Perché quello che era importante era la cultura laica, perché questo Nathan era laico. E quindi direi che queste forse erano domande più molto interessanti, ma alle quali più o meno abbiamo risposto. Certo. Sì, noi abbiamo cercato, no, di raccogliere tutte le domande, proprio perché sentiste che era un rapporto che si creava, no? Quindi sì, anche che loro, tutte le domande che hanno fatto, hanno tutte pari dignità, in questo senso, per cui magari qualcosa anche ritorna, no? Sì. Questo che sta dicendo adesso, cioè che l'identità religiosa e l'identità anche di popolo non solo non cancella o non è un ostacolo all'identità italiana, ma è una ricchezza. È una ricchezza. E questo riconoscimento va fatto dalla maggioranza cattolica verso gli ebrei e è un autoriconoscimento che gli ebrei devono maturare. Quindi gli ebrei come altre minoranze, gli ebrei come altre minoranze. Come oggi. Altre minoranze. Infatti, non a caso, no, la sua esperienza è proprio quella di aver svolto un ruolo per la multietnicità e per l'interculturalità. E è proprio su questo confronto, questo dialogo con tutti, che è una sfida da cui lei si è fatta prendere. Perché negli anni, appunto, del sindaco Veltroni, come avete sentito nel filmato, lei ha avuto proprio una delega su questo, multiculturalità e interculturalità. No, forse non c'entra molto, ma chissà perché mi viene in mente adesso quanto è importante, appunto, proprio per questo, che chi professa una religione diversa lo faccia sapere, lo faccia conoscere. Con Religioni per la Pace, il gruppo di donne in dialogo che abbiamo fondato, sta facendo un'attività molto interessante ad Albano, il comune di Albano l'ha organizzata, con i giovani di là, 5 giovani dell'età vostra, anche un po' più grandi, di religione diversa, che fanno un colloquio, grazie all'insegnante di religione, con gli alunni della scuola media. Va bene. E adesso stiamo seguendo, oggi pomeriggio appunto presenteremo il libro al comune di Albano, ma la cosa importante è che una di queste ragazze ebrea e la musulmana, che hanno appunto la vostra, hanno 20 anni, 21 anni, e vanno radunano, insegnano a questi bambini delle medie, tutte e due non hanno dichiarato la loro identità religiosa per tutto il periodo della scuola media, ci hanno raccontato. Perché essendo la sola di tutta la scuola ebrea e la sola musulmana di tutte le sue classi ebree, avevano preferito non dichiararsi tali e fingere di essere anche loro cattolici. Fino a che non hanno trovato ambedue un insegnante di riferimento molto valida e lo hanno fatto sapere. E sono le stesse che adesso vengono a parlare con i bambini delle medie. Questa è l'antica questione che adesso affrontiamo insieme con le domande del rapporto tra maggioranza e minoranza. Guardate, non c'è una vera democrazia se non c'è un vero riconoscimento delle minoranze, di qualunque tipo esse siano, religiose, culturali, di genere. La vera democrazia è il riconoscimento di tutte le minoranze. E la ricchezza. Come si pone una persona come lei, che ha una spiccata fede religiosa, visto che, come emerge dal suo libro, si sente di dover rappresentare anche i diritti delle comunità laiche e di chi non ha una fede religiosa?
Considerando la mentalità che vedeva inopportuno per una ragazza di buona famiglia intrattenere rapporti con la gente delle borgate, quanto questo sente che l'abbia condizionata o quanto ha dovuto superare questo pregiudizio? Allora, riguardo alla prima domanda, credo che i laici, veramente laici, sono coloro che credono più nella loro laicità che non chi crede in una fede religiosa, per cui senz'altro. E allora, per quanto riguarda il comune, avevamo creato anche la consulta del libro pensiero, e così come avevamo creato la consulta degli stranieri. E ricordo una volta che riunì nel mio ufficio la consulta laica e la consulta delle religioni, e che, perché erano 24 religioni e una ventina di associazioni laiche, forse erano di più. E naturalmente i laici specialmente storto il naso, cosa andiamo a incontrare le consulte delle regioni. E poi la rappresentante dei SIC mi chiese di organizzare una cosa che poi facemmo, adesso da raccontare è un po' lungo, quindi se leggerete nel libro, comunque una manifestazione che i SIC fanno con tutte le bandiere del mondo per dire quanto siamo uniti. E riuscimmo a organizzarlo prima che io lasciassi, di fronte proprio al Campidoglio, di fronte al Colosseo. E allora si riunirono nel mio studio a un certo momento. In che cosa consiste questa manifestazione? Nel fare sfilare tutte le bandiere del mondo. E allora subito il presidente dell'associazione mazziniana disse: ma questo era quello che voleva Mazzini. Quindi come due gruppi così opposti possono trovare sempre un momento in comune. E questo è importante. E poi, riguardo invece all'altra domanda, certo la prima avrebbe bisogno di molto tempo, ma mai siamo in chiusura. Ecco, questa però è l'altra cosa, anche se uno sta in un gruppo chiuso, confrontarsi con altri gruppi, anche se non singolarmente, mostra quanto sia importante di mettere a confronto le proprie opinioni, ecco, sia nel singolo che nei vari gruppi. Invece riguardo la mentalità che vedeva... di borgata, no? Sì. Perché di fatto poi ha incontrato gli immigrati in condizioni, e anche le rappresentanze delle regioni in condizioni di povertà, tra virgolette. Sì. No? Ma anche quando dirigevo l'orfanotrofo, andare a cercare questi bambini, delle volte cercare... Perché per un periodo, questo forse chi non ha letto il libro, per un periodo lei è stata direttrice dell'orfanotrofio Pitigliani, che appunto raccoglieva in particolare bambini senza famiglia. Sì, perché, scusa, prima non ho risposto del tutto alla domanda. Allora, ho insegnato alla scuola elementare, poi ho vinto il concorso per andare a insegnare alla scuola pubblica, però col fatto che io di Shabbat non viaggio e non lavoro, non trovavo mai la scuola pubblica dove poter andare a insegnare. Perché la legge non prevedeva che si avesse diritto ad avere il sabato libero, cosa che invece adesso prevede. Esatto. E comunque, poi dopo finalmente lo trovai alla scuola Gianturco, che era proprio al centro, e faceva già mattina e pomeriggio, per cui di sabato non c'era la lezione viva, eccetera. E nel frattempo... andava via il direttore dell'orfanotrofio israelita italiano, fondato nel 1917, e nel 27 la prima pietra, c'era già la costruzione, insomma, proprio di fronte all'isola Tiberina, dall'altra parte del Tevere, e che erano durante la guerra 200 bambini. Non erano completamente orfani, molto spesso erano orfani di padre che era andato in guerra, di famiglie molto povere, eccetera. E quando sono entrata io, e quindi una direttrice, alla fine ho deciso di accettare, perché i miei figli nel frattempo erano più grandi. Il piccolo poverino aveva 8 anni, veniva spesso il pomeriggio, io lo passava là.
e da lì, secondo la legge italiana, passammo alla casa famiglia. Che cos'è una casa famiglia rispetto all'orfanotrofio? Non ci possono, all'epoca era così, il massimo 12 bambini, 10-12 bambini, la figura della madre, la figura del padre negli educatori, un ambiente che fosse una famiglia, perché per esempio il Pitigliani, che era uno degli orfanotrofi più conosciuti, perché aveva dei bagni, le docce, le cose, però su 3 piani, quando sono entrata io, c'era la guardarobiera, il cuoco, il vecchio orfanotrofio. E poi da casa famiglia, quindi, secondo me, l'abbiamo rivisto l'altra sera che hanno presentato il libro, devo dire, mi hanno fatto molto onore, e ci sono i rappresentanti della piazza ebraica, e cioè della piazza dietro la sinagoga, che si lamentavano perché già cominciavano i primi tavolini, adesso sono tutti tavolini, gente che no, ristoranti, così, che non è più la nostra piazza dove andiamo a sederci. E allora ci sono io, allora, quarantenne, che dico: avrete qui la vostra piazza, potrete riunirvi al Pitigliani, questo sarà il vostro centro, seppur al chiuso e non in piazza, in discutere. E così è diventato un centro culturale sociale. Qui il romano che vive in me, a Roma si chiamava Piazza Giudia, ed era appunto la piazza dietro dove adesso ci sono tutti quei ristoranti, perché c'era l'uso, come c'era l'uso in tutta Italia e in tutti i paesi, di portarsi la sedia da casa e di mettersi seduti con la propria sedia, di solito queste di legno e di paglia, gli anziani o insomma o le donne, e di mettersi in circolo a fare chiacchiere la sera. Quindi poi adesso invece noi andiamo al ristorante, siamo ricchi, e sì, quindi anche lì si sono allargati infatti i tavolini. Dice che gli ebrei di Roma la chiamavano piazza senza la piazza, era piazza, era il loro salotto. E a Roma era Piazza Giudia, perché era la piazza degli ebrei. Appunto. Sì, difatti un non ebreo non doveva usare piazza, esatto, da solo. Perché Giudia è ambiguo nel linguaggio di quegli anni, eh? Era non offensivo, ma molto etichetta, ecco, molto limitante, ecco. Nelle categorie che stiamo affrontando c'è la categoria donna, ma l'avete sentito quanto è una donna battagliera la nostra Franca rispetto alle sue, e le fanciulle che hanno letto questo libro sono rimaste colpite anche da questo aspetto. Ci sono diritti attuali e diritti futuri che riguardano le donne che ancora le interrogano. Prima c'era, no? La tua? Prima, sì, prima mia, scusa, non è scritta. Salve, che cosa voleva dire per lei entrare in politica? Che cosa vuol dire entrare in politica? Questa non l'avevamo scritta, era saltata. Vai. Perché fa parte di questi diritti il suo essere entrata in politica. Lei ha fatto un accenno brevissimo, ma magari ci torniamo. Ha fatto riferimento alla sua adolescenza e alla sua esperienza formativa a Losanna, dove le insegnava a perdere contro un uomo con eleganza. Quindi, quando ha capito che la disuguaglianza che le proponevano non aveva futuro? Perdere con eleganza. Quanto è stata importante, secondo lei, la sua presenza nella consulta della comunità ebraica di Roma in quanto donna? Allora, qui è donna. Tre. Qui è la donna che emerge. Sì. Dunque, aspetta. No, dicevi che bisognava rispondere, entrare in politica. Entrare come donna, no? Questa sì, era la cosa che colpiva e interessava. Sì. Ma entrare in perché politica, in fondo le donne in politica ancora oggi sono, sì, poche. Sono poche. E difatti anche al comune eravamo, c'era il gruppo delle elette, perché eravamo 10 su 60 le rappresentanti donne al comune, e quindi addirittura ci chiamavano delle elette rispetto agli altri nel partito tot, il partito tot, invece noi eravamo elette. Adesso c'è pari opportunità, si chiama pari opportunità, che è una cosa un po' diversa. E comunque entrare in politica in generale, e in particolare come donna, certo, mi creava, in particolare come unica ebrea, come al solito,
perché mi ricordo l'onorevole Tajani quando si rivolse a me dice: Franca, sarai contenta che nella Costituzione europea vogliamo mettere ebraico-cristiana. E io mi ricordo, non so perché, spontaneamente ho detto non mi piace mescolare l'ebraico-cristiana nella Costituzione europea. Però ecco, per dire di come la donna... No, riguardo ad accettare invece l'ho scritto che mi sembrava un passo molto grande, quello di addirittura stare in politica, quindi addirittura un conto occuparsi come insegnante della mia classe e dei miei alunni, un conto occuparsi all'orfanotrofio di bambini che avevano bisogno di cure particolari, ma un conto è la cittadinanza, era veramente un impegno molto grande. E di nuovo, vedete quello che mi insegnano da piccoli quanto è importante, e di nuovo ripensando alle sacre scritture ho detto però alla fine l'impegno se lo sono presi i nostri avi e per poterselo prendere bisogna immedesimarsi nel paese in cui stai, come Giuseppe. Io non sono diventata viceré, ma Giuseppe che divenne viceré d'Egitto e soltanto così il popolo ebraico esiste ancora. Esiste perché Giuseppe, viceré d'Egitto, salvò gli ebrei, Abramo, suo padre, i suoi fratelli e noi siamo ancora qua, se no l'ebraismo sarebbe scomparso. Quindi delle volte, un grande ruolo. Adesso per carità il paragone è inadeguato, ma delle volte bisogna fare delle scelte che sono superiori alle proprie forze. Addirittura rinunciare alla propria personalità, non rinunciare, ma deviare per poter trovare la giusta via della salvezza. L'ultimo blocco di domande è proprio sul futuro in un certo senso. Ah, le donne. Eh sì, quale cittadinanza? Perché appunto ci sono le donne. Aspetta che... Allora, lei fa subito una domanda, perché c'è una domanda ancora sulle donne, sulla cittadinanza. Chi è che la... Vai. L'ultimo blocco, sì. Io però volevo dire perché riguardo alla politica, ebraicamente, perché mi aveva detto la sua presenza alla consulta della comunità ebraica di Roma, volevo dire che in realtà due cose a questo proposito. Uno, che politicamente non ci sono problemi all'interno della comunità. Noi abbiamo la presidente della comunità ebraica di Roma, che giusto è stata l'una mia, la Ruta Zureghello, è una donna. Abbiamo la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che è una donna. Per cui problemi in campo politico non ci sono. In campo religioso, tradizionale, alachico, ci sono. Una donna è... La cosa è complicata... Ci dedicheremo magari una giornata, ma secondo gli ortodossi una volta c'erano i Kohanim, i sacerdoti, e quelli sono per discendenza maschile i Kohanim. Io per esempio, i miei figli, mio marito sono Kohanim, possono dare la benedizione, giusto? E quella è una discendenza maschile. Invece ebraicamente dal 200 in poi c'è una discendenza al femminile, al figlio di madre ebrea è ebreo. E soltanto loro quindi possono avere il ruolo. E quindi, scusate, ho fatto un po' di confusione, sono stanca. I Kohanim è una cosa. Sì. Invece oggi i Rabbanim, i rabbini, sono Rav vuol dire maestro. E quindi come lo è un maschio, lo può essere anche una donna. Ve lo dice anche Rav Disegni. Soltanto che ci sono... da superare 3.000 anni di storia, una donna può attirare mentre prega, l'idea famosa, i capelli che possono essere messi in un modo, eccetera. Quindi non lo può fare unicamente per una questione di presenza femminile in ambito religioso, ma non, quindi può essere insegnante, ma non farlo pubblicamente. Mentre l'ebraismo riformato e l'ebraismo progressivo ha le donne fino al titolo di rabbino tranquillamente con tutti i ruoli, anche quelli maschili. Io, pur essendo tradizionalmente ebrea, rispetto allo Shabbat, come dicevo, e a Sherut, eccetera, sono fondatrice della prima comunità a Roma progressiva. Si chiama Beth Hillel, l'ho scritto nel libro,
perché in Europa l'Italia è l'unica che non aveva, fino a quella di Milano ha già 20 anni di vita, quella di Roma ne ha soltanto 8 e poi ci sono altre piccole comunità in Italia, non aveva una comunità riformata progressiva. Alcune sono le differenze, di cui la maggiore è questa, questa della donna che ha tutti i ruoli come al maschile. Sì, questo è importante. Vai. Lei ha parlato della perdita della cittadinanza italiana di sua nonna e ci viene da chiederle cosa pensa dell'attuale situazione per cui ci sono ragazze che a 18 anni devono richiedere la cittadinanza pur essendo nate in Italia. Cosa le è sembrato di essere riuscita a fare e cosa bisogna ancora fare secondo lei per l'integrazione degli immigrati a Roma e per i Rom? Con quale cultura ha riscontrato le maggiori difficoltà nelle politiche di integrazione quando aveva il mandato per l'interculturalità? Quali sono secondo lei le difficoltà che in una città come Roma impediscono una piena integrazione e cosa è cambiato rispetto a quando lei ha dovuto affrontare il problema? E infine, sebbene la delega specifica che lei aveva ricevuto dal sindaco Veltroni non sia stata rinnovata, oggi c'è attenzione a questi temi e chi se ne occupa? Siamo entrati nella politica vera, attuale. Sono molto importanti, sono domande molto importanti. E cosa è riuscito a fare? Abbiamo dato un esempio, sono stati 8 anni, sono pochi in una politica così, con un ruolo di un piccolo ufficio che dicevano sì, appunto, che non aveva fondi. Secondo me, se un ufficio del genere, che dipendeva direttamente dal sindaco, che lo voleva fortemente, è riuscito a lasciare un piccolo segno, vuol dire che se ci fosse un impegno si potrebbero fare grandi cose. Tu mi hai chiesto, io su questo si entra veramente nella politica, perché è una cosa assurda il fatto che ancora quando ero lì io, quindi sono passati già tanti anni, a 18 anni un bambino che nasce in Italia deve avere la cittadinanza per legge. E veniva fuori che da bambino i genitori che lavorano in Italia l'avevano mandato dai nonni durante la vacanza estiva, quindi essendosi allontanato dall'Italia per una stagione doveva ricominciare da capo il suo iter, come se non fosse nato in Italia. È una cosa veramente indegna e purtroppo poco è cambiato da allora. E questo è molto grave. Difatti, quando arrivano questi pescherecci pieni di gente, mi domando, certo, l'umanità di accoglierli, ma anche l'umanità di accoglierli come? Si sono riempiti di nuovo gli orfanotrofi, si sono riempiti le case di assistenza, poi non devo raccontarvelo io, lo leggiamo tutti i giorni sul giornale, insomma, il tipo di lavoro che fanno, eccetera. E quindi quella è una cosa importante. E riguardo alla domanda ultima, ho chiamato un collega in Campidoglio proprio perché sapevo che non c'era un ufficio tipo quello e mi hanno detto che assolutamente non c'è nulla, che non è stato fatto nulla, però mi ha detto in particolare non c'è una figura, sarebbe importante una petizione in tal senso che venisse dagli studenti delle scuole. Questa è una minaccia. Questa è una cosa molto interessante. Molto interessante. Io penso che possiamo essere proprio contenti di queste 2 ore passate insieme. Non ho capito. La nonna racconta. Valeva la pena, no? Grazie, grazie. Per dare
per dare una risposta a questa petizione, vediamo se a gennaio riusciamo a presentare anche il calendario interreligioso, sì, sì. Perché appunto ho parlato con il preside, lo avevo annunciato anche nel dipartimento, esiste una Religion for Peace, fa un calendario con tutte le feste di tutte le religioni, e se riusciamo magari lo prendiamo come scuola e lo presentiamo in modo che tutti ci abbiamo davanti agli occhi, anche se non conosciamo nessuno induista, ebreo, musulmano, però sempre di più capiamo che il mondo è di tutti. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Allora. Oh, aspetta che io faccio. Grazie.